Bentornato, Sid! Sbrigati con quel prodotto! Otto vorrà sapere cos'è successo a Kostnis. Immagino sia alla mensa. C'è Sid! Resti per un po' questa volta! L'autunno il vento sibila sul molo. Ah, è rimasto del... Bentornato, saprei, Sid. Forse dovrei chiedere a Blackthorn di farmene un... Come me la passo? Come se la passa una barista che serve della birraccia a un branco di fuorilegge squattrinati nel bel mezzo delle Terre Morte. E andrebbe anche peggio se non ci fosse Molly a preparare il miglior stufato che Stoner abbia mai visto. Anche se sono solo gli avanzi di ieri. Ma non dirle che ti ho detto così. È questo che ci piace sentire. Dateci dentro, gente! Offre Sid! Non sparire, Sid! Beh, non startene lì imparato! Beh, non mi lamento. L'unica pecca. Tuttavia. Lo ricordo come se fosse ieri. Ora sei tu il... Forza! E ringrazia per quanto t'ho dato. Spero proprio che sia tutto. È quasi regalato, lo sai? Non troverai un prezzo migliore. Torna presto, oppure no. Tanto non fa alcuna differenza. Clive, sei tornato! Tu... non hai esaurito le pozioni mentre eri via, vero? Abbiamo un'ampia gamma di tonici e medicinali. O magari ti interessa qualche nuovo oggetto. Sei tornato, eh? Le cose qui non vanno troppo male.
No. Ma come? Perché io non ti certo. Tuttavia... Che vuoi? Nemmeno un graffio, eh? Alla prossima. Sei stato all'Emporio? Ho sentito che è arrivato un... Eccoti, Clive. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Kupka. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità, per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Dovrebbe tornare a momenti. Capisco. Se serve, sarò nella sala della mappa. Non riesco proprio a inquadrarla. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. Se scopro qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ora va su. Spero di non disturbare. Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te. Vivi all'immortale. Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo dalla situazione del regno? Al momento sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Beh, principalmente eserciti. Ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è... come siamo finiti qui? Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sambrek, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terre. Proprio per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo.
Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali sambrechiani. Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino. Un bersaglio più facile e benedetto da altrettanto etere. Ormai 5 anni fa, mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Una nazione che legittimamente vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli altri. Il Sacro Impero, la Repubblica di Dalmechia, il Regno di Walud e, naturalmente, i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare quando l'ultima goccia di sangue sarà versata. Tu sei nata a Sponde Gemelle. Non temi per la tua patria? No. Sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure. Eppure, nonostante tutto, ha resistito ogni volta. E passata questa tempesta, sono sicura che lo troveremo ancora lì. Ora, come forma di pagamento per la lezione di oggi, porta a termine una semplice commissione e ci considereremo pari. Pari? Capito. Riporta per me questo testo al vecchio Biblio. Puoi dirgli che era accettabile. Immagino sia il caso di far visita al nostro storico. Live. Va tutto bene? Dice che il rifugio è all'interno di un'aeronave. Ha detto che si chiamava l'Invincibile. Saggio Arpocrates. Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo. Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio. Bentornato, Clive. Ci sei mancato, come sempre. Credo che questo sia tuo. È stata Vivian a mandarmi. Di già? La nostra studiosa divora libri più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate. Vorrei poter dire lo stesso, ma purtroppo non sono più nelle condizioni per simili piaceri, che si tratti di parole o di crostate. Comunque, ho continuato le mie ricerche sulla creatura che ha incontrato a Testa di Drago. Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche di Oriflammo o del Dominio, purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni. Mi spiace. No, non scusarti. Avvertirò i miei collaboratori. Forse potremo fornirti altri libri. Temo che non servano altri libri, ma solo quelli giusti. Forse cerchiamo nel posto sbagliato. Ci sono ancora biblioteche a nord. Vedrò che posso fare. Molto gentile. In questo mondo in pochi asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco. Stanco, ma sempre a rubacchiare i semi di Kupo, eh? Ne ho sempre le tasche piene. Li rubacchia ai moguri. Bravi. I moguri non esistono, lo sanno tutti. Sembra stiano bene. Sì, ma ridono troppo poco per essere così piccoli.
Sentono molto la perdita dei genitori, ma lo nascondono bene. Titano ci ha tolto molto quella notte. Ad alcuni più che ad altri. E le ferite che restano non guariranno in fretta. Lasceremo loro tutto il tempo che serve. Certamente. Così come devo lasciare a te il tempo per riprenderti. Buona giornata. A te. Gav tornerà presto. Devo riposare finché posso. Appena tornato è già impegnato a risolvere i problemi di tutti. Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Niente Stolas. Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. Che cosa avrà da dirmi Gav in una lettera? Appena finisco, me ne vado dritto alla Tinozza. Otto ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Che cosa ti ha detto, Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale, ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Più che buone. È la nostra occasione. Quella che aspettavamo. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso. E i miei fardelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. In cambio di un conforto momentaneo, sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose, noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Infatti, lui era lì. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? Di sicuro. E noi dobbiamo essere pronti.
un mondo senza cristalli madre. A Sid. Così il Nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente, ma questo... questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi? Maestro Clive, un momento, se... Ah, mi dispiace, io non volevo... interrompervi. Niente affatto. Stavamo discutendo una strategia. Parla pure, Otto. Marta della locanda è sparita. Comunque, mi trovate in mensa quando avrete finito. Molto bene. Cosa avrà spinto Marta a lasciare il rifugio?